Ci troviamo nella stanza di Eliodoro, la stanza dei dipinti trovati a Civitavecchia. La storia sarebbe troppo lunga, ma non la voglio raccontare in questo modo. Vorrei dire che i proprietari sono stati felici di che io li ho aggiornati alla scoperta dei dipinti. Comunque, per quanto riguarda tutti i nuovi amministratori, io li ho chiamati concorrenti, uno di questi sei dovrà indossare la fascia del comune. E dato che questi dipinti sono stati trovati nel 1972, in 40-47 anni fa circa, i sindaci sono passati, ma non si è visto nulla, perché questi porterebbero alla città cultura, lavoro, istruzione, e conoscendo Civitavecchia ormai da millenni, oltre 2000 anni, pensate quanto potrebbe essere conosciuta la città. Comunque, io ai nuovi amministratori ho fatto questo appello: ricordatevi che la città non è vostra, è nostra, è di tutti, i figli, i nipoti, quello che ci hanno dato i nonni, passiamole ai nipoti. Vorrei dire tante cose, ma penso che sia questo sufficiente per dire che Civitavecchia è grande.